Salute e salve, eccoci a un'altra diretta di Storia d'Italia. Questa volta con un mio caro amico, collega, perché noi tra podcaster ci vogliamo bene. Questa cosa che ho notato, no? Soprattutto tra podcaster di storia ci vogliamo bene. Grazie mille, Andrea, per essere eh, passato a trovarmi. Insomma, è un grande piacere. Grazie Marco per l'invito, e sono molto felice di essere qui con te a chiacchierare delle cose che ci piacciono di più. Esatto, che ci, che ci fanno divertire in continuazione quando, quando siamo, uh, quando dobbiamo scrivere, eccetera. Per chi non lo sapesse, uh, Andrea W uh, Castellanza, la W è, è la stessa di George Bush. Quindi uh, <ride> esatto, è Uh, bello 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 è sì, il... è, è in realtà è un effetto speciale ma è... esatto un... esatto è tutto digitale è tutto Sem un green screen che... Esatto, in modo sembra che, che tu lo stai reggendo però in realtà è tutto un effetto digitale e del bellissimo podcast Bistory eh, partito quasi in contemporanea, se mi avete preceduto di qualche mese, devo dire, devo confessare, eh, in contemporanea con la Storia d'Italia, eh, uno dei podcast di Storia più ascoltati in Italia, eh, con un taglio tutto molto particolare, tutto suo, eh, che ha, ha, praticamente affronta il, vuole affrontare il lato B della storia, quindi personaggi, tra virgolette. Minori, Poi c'è anche qualche maggiore eh, nel, nella lista. Poi Però diremo traver... come sono visti questi maggiori. Esatto. Attraverso la lente di Bistori Esatto, esatto. Quindi infatti quella era una delle cose che ti volevo chiedere, ma come mai qualche nome grosso c'è? E ehm, personaggi minori eh, dei quali tu racconti, fra... io mi occupo, ho un altro taglio, comprendi, diverso. Eh, voi quello che fate, dico voi perché siete un bel duo insomma, non vorrei di <ride> dimenticare, eh, eh, voi affrontate sostanzialmente eh, il, eh, il, con una biografia eh, molto coinvolgente, vorrei fare complimenti così vi faccio arrossire, è molto coinvolgente, molto piacevole da ascoltare, con una intro che ti prende, è un, una, una sorpresa sempre c'è cioè qualche sorpresa sempre finale quindi tiene molto alta l'attenzione, è molto piacevole da ascoltare, ottime musiche eh, quindi anche lì apprezzo anche tutta la cura del, dell'audio che c'è dietro e, e quindi è un podcast ottimo per parlare di, di biografie e quindi la prima domanda che ho per te Andrea è un po' Come è nato Bistori, insomma, come eh, siete arrivati a pensare a Bistori e, e a dargli questo taglio specifico? Allora, guarda, in realtà siamo arrivati a Bistori per pur piacere, nel senso che eh, sia io che il mio coautore che è Paolo Righi, eh, che è colui che fa la parte autoriale diciamo, dell'atmosfera sonora di Bistori, quindi io sono più la parte diciamo. Eh, redazionale, poi la, la voce redazio, esatto, mentre lui co costruisce tutto ciò che è l'ambiente, diciamo, sonoro che è così importante per Bistori. Ci siamo incontrati mh, ormai quasi cinque anni fa, abbiamo cominciato a lavorare sull'idea di eh, produrre dei podcast e abbiamo deciso. Lui è uno storico dell'arte, io sono uno storico che è, penso forse l'unica persona al mondo ad essere laureata in storia di informatica, cioè due cose che non c'entrano niente una con l'altra. Non, trovato... non lo sapevo, lo sai che non sono... lo sapevo. Mi sono trovato molto bene <ride> a fare un podcast di storia, Per così ho messo insieme le due, le due cose. Ehm, e, e niente, abbiamo cominciato appunto dicendo, beh, facciamo qualcosa che sia eh, preso dalla nostra passione comune. In realtà, poi, eh, l'idea è che eh, io ho fatto per tantissimi anni, lo faccio ancora eh, il regista di, di, di video, insomma, di, sono sempre occupato di cinema, ho insegnato cinema, eccetera. Ehm, e quindi, e sceneggiatura soprattutto, io vedo un po' tutto dalla lente narratologica. Quindi della struttura narrativa per me è la cosa fondamentale quando c'è un certo. racconto sonoro, video, gestuale, grafico per me è la struttura narrativa fondamentale. E quindi abbiamo, ho detto, ma visto che il podcast è così immersivo, con le cuffie qualcuno deve sentirsi proprio attratto e quando sente qualcosa lo sceglie e da subito deve sentirsi coinvolto, perché non usiamo una struttura narrativa un po' sbilanciante, un po' strana? E quindi abbiamo inventato questo Bistory, eh, lato B della storia, con dei personaggi che non sono conosciuti da tutti, che non si studiano a scuola o comunque... Eh, poi vedremo se sono studiati a scuola, noi li prendiamo da un punto di vista leggermente diverso e ribaltiamo la loro biografia, cioè la creiamo del crime. Questi personaggi di solito esatto. sono morti mi, male. Mi in ricorda, infatti, eh, scusa l'accostamento, è il blu Note del, della storia, per quanto vi ricorda. Io ti correggo ancora di più, è il tenente Colombo dei podcast. <ride> è il tenente Colombo dei podcast, <ride> ok. Che proprio dal punto di vista narratologico quella è, è ovviamente... Eh, come dire io sono un po' age e quindi il tenente Colombo per me è un must però per chi non lo, non lo conoscesse il tenente Colombo era questo tenente tutto sdrucito che all'inizio di queste puntate del suo telefilm non si vedeva si vedeva l'assassino che uccideva la vittima ma si vedeva chi era quindi era il ribaltamento di un giallo poi arrivava il tenente Colombo e la puntata raccontava come questo tenente così intelligente riusciva a smascherare l'omicida che tutti gli spettatori già sapevano chi era e noi facciamo un po' la stessa cosa, iniziamo dalla morte, come è morto male eh, il personaggio eh, e, e rimane molto alternativo, nel senso che ce n'è per tutti i gusti, e poi lungo la sua biografia cerchiamo di capire innanzitutto perché ha fatto quella fine e poi perché, e questa è una cosa su cui io punto molto quando scegliamo i personaggi, perché quella fine è caratteristica di, un, di una certa mentalità storica di un certo periodo. Cioè i nostri personaggi non Bello. sono raccontati solo perché sono loro, non è una biografia nuda, ma è una biografia che è funzionale a cercare di insegnare eh, la storia del periodo in cui questi personaggi vi vivono a chi vuole ascoltarla, insomma. E quindi dal personaggio poi al, al generale, quindi alla, alla generalizzazione sul periodo storico. Ed è molto bella anche questa immagine, mi è piaciuta molto questa del Talente Colombo e effettivamente ho capito che cosa intendi e in parte mi hai anche risposto forse alla prossima domanda che volevo farti nel frattempo saluto Edoardo che, eh, che ha fatto una domanda poi, poi ci arriviamo è un eh, fan di entrambi Edoardo io lo conosco molto bene <ride> quindi poi, eh, poi ne parliamo eh, e, e, e ti volevo chiedere eh, quindi come arrivi appunto eh, già mi hai dato un parte la risposta ma come arrivi a scegliere i personaggi perché ovviamente per me, in un certo senso, io non scelgo i personaggi, eh. seguo quelli che mi arrivano. Poi eh. scelgo ovviamente a chi dare più uh, spazio, a chi meno, quello sì, ma non ho questa questione di trovare eh. il libro aperto dell'intera storia e dire prendo questo qui. Quindi ti chiedo appunto come fai eh, Ci sono a vari, dire vari meccanismi. Qui. Allora, innanzitutto ripeto,. Mh quasi sempre, adesso abbiamo fatto più di 50 puntate in, 4, in 5 serie la sesta sarà un pochino più avanti nel 2023 eh, quindi diciamo abbiamo pescato in tante, in tante epoche, ovviamente non tutti hanno avuto queste morti tragiche, però magari qualcuno ha avuto una fine significativa anche se magari non così tragica sì. quindi interessante da raccontare, questo è sicuramente il primo elemento il secondo elemento fondamentale eh, è che ci piace molto spesso eh, raccontare dei personaggi che sono collegati con degli eventi di attualità eh, contemporanei ai giorni dell'uscita. Ti faccio un esempio molto semplice, Vai. non mi ricordo se è della quarta o della quinta sera, forse è della quarta. Elezioni americane eh, nel 2020, eh, novembre eh, Biden contro Francia, fuori Harrison. <ride> e quindi, eh, quindi un, un, diciamo candidato presidente molto anziano, contro un candidato che in realtà era anziano anche lui, però sicuramente dalla, dalle fattezze un pochino più giovanilistiche, multimilionario e molto fuori dagli schemi. Eh, sono andato a ripescare la storia di William Harrison, che è il presidente degli Stati Uniti eletto nel 1840 e quindi in carica nel 1841, e che era anziano, non era presidente, ed era contro Van Buren che era considerato un un ricco stra strafottente, ex cioè diventato poi ex presidente. La cosa carina, o meglio, poco carina per lui, ma divertente per noi, che l'abbiamo raccontato, è che William Harrison, ormai anziano, come succede ormai da 200 <ride> anni I presidenti americani, va a fare il discorso eh, sul, davanti Campidoglio, al Campidoglio, alla pr prima alla primo martedì di gennaio, se non ricordo. Prendo un po' freddo, se non mi ricordo è male. È freddo. Prende okay, un po' freddo, parte... ma sono cose che capitano, ma sicuramente non so, sarà. La casa, la casa Bianca, ancora oggi, l'ha detto Trump, è un po' carente dal punto di vista del riscaldamento, del flusso d'acqua. Trump si lamentava che la doccia era troppo sgocciolante. Quindi lui, dopo questo discorso, prende un po' freddo, se ne va alla Casa Bianca, che è umidissima, e nel giro di un mese muore. Okay. È una, è una <ride> storia di un tragico <ride> tragico. Però la cosa incredibile è che in questo mese vengono fuori un sacco di cose particolari ve ne dico solo una poi non vi spoilerò più se no non lo sentite mentre lui fa il classico corteo ovviamente già tossendo dal Campidoglio alla Casa Bianca perché è stato a Washington sono un paio di chilometri a piedi quello che ha fatto Biden lungo il corteo c'è un ragazzo molto giovane nero ok, di New York dove la schiavitù eh, dei neri è illegale, quindi uomo libero a New York, ma a Washington, stato quasi del sud, eh, che allora non era neanche Washington DC, sì, ma va bene, non approfondiamo. Comunque, a Washington la, schiavit la schiavitù c'era. Questo ragazzino che è lì è per guardare il presidente viene rapito e questo ragazzino è quello che scriverà 12 anni schiavo. Ma è incredibile! durante il corteo di William Harris, poi dopo è, ovviamente è un, anche lui, adesso non so come sarà, com, 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 come, come poi morirà questo ragazzo, per cui non l'abbiamo raccontato, però eh, è una, una cosa interessante da raccontare. Non lo sapevo, dov'è dire, non lo sapevo, eh, ma invece tu sai che il suo, il suo nipote è diventato presidente? Di, di, di Luciano Isclavo. No, 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 di, di Harrison. Di, di Harrison. Di, sì, 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 sì. Pure, Quindi, pure è è il nipote. C'è tutta una serie di... di di parentele, no, eh, eh, quindi, infatti ad, i due, il, il secondo e il quarto presidente. Quello di Amistad, per dire. eh, esatto, Era esatto. Adams, erano Bush i John Adams e John Quincy, esatto, è figlio esatto. <ride> quindi, tutti, diciamo... tutti tutti, tranne il primo John Adams. Perché la casa bianca ancora non c'era, tutti a prendere freddo in questa casa bianca che pare sia terribile. Ancora... <ride> Sempre sia terribile, santo. esatto, <ride> Si <ride> trova su Erbed and Breakfast a poco. Quindi, quindi hai detto quindi, la, la morte... Questo è un esempio, ti faccio un altro esempio... Hai un altro eh, esempio di, di un Ed, collegamento Edward tra Jenner. la storia e l'attualità, Edward Jenner è l'inventore del eh, vaccino contro il vaiolo e noi l'abbiamo praticamente citato e raccontato nel periodo in cui si parlava certo. di vaccini contro il Covid. Così certo. come abbiamo raccontato in una puntata speciale che si chiama, se non mi ricordo male, Apocalisse 1348 e Rinascimento. Uh, 1351 abbiamo raccontato il prima e il dopo della grande peste medievale e certo. incredibilmente abbiamo trovato dei parallelismi pazzeschi con uh, l'epidemia di covid, ma proprio incredibili. Anch'io, anch'io, e, e ho parlato della prima peste, quella di Giustiniano, diciamo. Tra e... l'altro, una cosa, una cosa che, che, che voglio sottolineare è che proprio quell'episodio è uno dei più antichi forse abbiamo fatto la vita di Jacques de Molay l'ultimo Cavaliere Templare perché un altro elemento per scegliere i personaggi è che devono essere di storia moderna contemporanea non perché io sia un contemporaneista eh, ma anche per quello ma perché chiaramente il nostro tipo di narrazione è molto dettagliata vuole sì, andare a ci vuole la biografia di... dettagliata è è chiaro che se uno parla dell'antica Roma o del, del tardo impero e tu ne sai qualcosa, è molto difficile andare a dare il dettaglio perché mm. gli analisti antichi, da questo punto di vista, sono un po' su fine. Giustiniano. Eh. Se, su Giustiniano potresti farlo perché c'è eh sì, veramente. però non di... su personaggi del lato B della storia romana. Eh, Teodora, dovresti fare Teodora. Dovresti. Beh, Teodora, però, insomma. <ride> però non fammi, è proprio fammi, lato B. Fammi la una puntata, eh, puntata su Clodio. Eh. eh. Eh, personaggio eh, importante d'accordo, eh, d'accordo. Eh, che scarpe portava? Ok, mentre invece <ride> Harrison sappiamo perfettamente anche che non metteva la canottiera <ride> E questi sono, sono quei dettagli che servono. Insomma, esatto. quando si fa un racconto, si realizza un racconto biografico di questo tipo, eh. che è cinematografico, come hai detto tu, al linguaggio del cinema, no. quindi deve an an poter andare anche nei dettagli e ovviamente non si possono inventare i dettagli, questo è la grande no. ri il rigore no? Di di il linguaggio cinematografico può essere consentito un po' di verosimiglianza cioè sì. se non ci sono notizie storiche possiamo presumere che qualcosa che può effettivamente essere capitato è capitato, ma non possiamo inventare se no tutto decade insomma. certo, allora rispondiamo alla domanda di Edoardo, poi se chi ascolta altre domande, pre prego fatevi avanti eh, perché poi adesso parleremo anche un po' dei vari personaggi magari eh, e magari un'idea che vi do è di diteci quali sono, secondo voi, i personaggi eh, B della storia che eh, Bistori potrebbe coprire. Quindi possiamo cominciare anche a facilitare il lavoro di Andrea. è Il classico della fandom, cioè m, esatto, di nomi. Diteci, diteci quello che dovrebbe essere, secondo me, una vostra storia con i parametri eh, di cui ci ha parlato Andrea. Qual è un personaggio che lui dovrebbe coprire? Allora Edoardo chiede. Eh, salute e salve i miei due podcast storici preferiti, grazie. Eh, quanto tempo ci vuole per creare una puntata di bisturi, soprattutto in merito alla ricerca e studio delle fonti? Eh, eh, diciamo che eh, ci vuole del tempo, effettivamente, questo è un po' eh, anche tu, Marco. Penso sarai eh. abituato ad avere dei fan che dicono: Ma io voglio una puntata al giorno. <ride> eh sì, va bene, se volete no. la inventiamo, Lo però il faccio... problema. Vedere il mio. Eh. solo quello che è sul comodino. Eh, sì, sì diventa, diventa molto complesso. Devo dire la verità. Una delle cose, sembra banale, però, una delle cose che aiuta di più sono da un certo punto di vista gli archivi di tipo storiografico tipo JSTOR dove uno può trovare magari degli articoli sì, scientifici sì, specifici sì, sì, ma concordo. anche addirittura Google Books nel senso che magari persino un libro che magari non è completamente coperto perché magari se ne trovano 50 sì, pagine però più, si trovano 100, i... però è molto parti. molto lontano è difficile da recuperare non ci sono in biblioteca lì si possono recuperare delle notizie queste famose notizie precise così importanti dopodiché c'è tutto invece un lavoro di base che un po' arriva dalla cultura storica mia personale e un po' è ricerca appunto di base. Chiaramente nei, nei podcast non c'è nella descrizione poi la bibliografia, ma quello che eh, noi vogliamo fare è che eh, questi podcast siano inattaccabili dal punto di vista storico. Questo non significa che non ci siano errori, anzi ce ne sono, ce ne sono molti che troviamo sempre dopo il montaggio eh, e che non vabbè. correggiamo. E sono però delle cose interessanti a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma anche a quelli che magari ci ascolteranno più avanti eh, in registrata. Ci sono degli easter eggs, come si dice nel mondo del software, cioè delle particolari piccole cose nascoste che in realtà sono leggermente sbagliate o del tutto sbagliate, ma che magari nel flusso del, del racconto non si trovano. Ecco, cercatele perché ci sono. Per esempio, in una puntata, mi è andata nel Medioevo, io dico che la, Una persona è morta nel 1948. <ride> Evidentemente il 9 del 1948 mi è sfuggito in lettura, sì, e non l'abbiamo dire... cambiato. Non l'avete cambiata nel no, 1348, non cambiato. ma non va bene il 1948. L'abbiamo cambiato. Quindi ci possono essere dei piccoli errori, però, diciamo, <ride> la uh, volontà di fare un lavoro di matching storiografico si, si utilizza poi chiaramente il metodo storico, nel senso che eh, inseriamo nel racconto solo cose che hanno. Più, almeno più testimonianze che incrociate danno una alta probabilità di essere vere poi è chiaro, più ci avviciniamo a noi se uno prende una puntata tipo quella sul dipendere del Nepal, re del Nepal morto nel 2001 se non sbaglio nel 2001, adesso mi sfugge, non mi ricordo più neanche quello che ho scritto eh, chiaramente lì i dettagli sono molto presenti eh, se io parlo di Jacques de Molay che è morto all'inizio del 1300 mh, è un pochino più, eh, diciamo complicato perché bisogna andare a trovare due o tre fonti e paragonarle quindi diciamo che chiaramente ci vuole qualche settimana di lavoro e poi c'è tutta la parte invece produttiva che anche quella comporta molte giornate di lavoro non si soltanto il fatto Vistory è anche un po' contestato da qualcuno perché è sempre pieno di musiche e di suoni noi lo vogliamo così anche sulla voce ci deve essere sempre un contorno musicale e sonoro il problema è che in un podcast di mezz'ora avere mezz'ora di musica, cioè probabilmente una decina magari di pezzi musicali più 20, 30, 40 suoni inseriti significa anche che per chi post produce metterci giorni il suo, il suo bel tempo, tanti giorni eh. ne sono consapevole ne sono dolorosamente consapevole quindi le nostre stagioni durano sei puntate una volta alla settimana e poi e ci fanno rivediamo fanno fra molto... qualche mese anche insomma. perché fortunatamente Bistori è stato veramente la spinta per poi eh, per altri progetti insomma sostanzialmente fare i podcaster di professione nel senso che da lì poi è nato tutto un insieme di cose che non sono chiaramente eh, magari eh, gratuite e accessibili come bistori e che sono invece il nostro lavoro attuale certo certo questo è anche un bel eh, viatico e, e eh, ok quindi la mh, magari la, la cosa che eh, ti vorrei chiedere adesso, io qui mi sono segnato alcuni dei personaggi che a me. Eh, a me ecco. La prima che ti volevo chiedere è appunto Ivan il Terribile, no? Perché avevamo detto Ivan il Terribile, però, non è un personaggio B della storia, anche se io penso di sapere per quale motivo tu l'abbia scelto. C'è un parallelismo nel senso che è uscito, ovviamente, nell'ultima serie, proprio nel momento in cui eh, eravamo nel pieno dell'inizio della guerra tra. Tra Russia ed Ucraina, e il racconto di venir Terribile è un racconto in realtà che esula abbastanza di Veni Terribile. Infatti, una delle cose che emerge dal, dal podcast è che nel podcast non è così terribile, quindi noi raccontiamo il lato B di Ivan, cioè non sì. il suo essere terribile. Poi, no, non è terribile la traduzione corretta perché esatto. in, 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 in russo, io, mia moglie è russa quindi qualcosina insomma. In russo vuol dire in sostanza il, il, il non il grande, ma il quello che, che va temuto. Che, che va termine, temuto, esatto. Il esatto, termine russo sì. è Grosny, che significa che va temuto, ma nel senso non va temuto perché è cattivo, ma va temuto perché è potente. Esatto. E... Beh, è così grande e potente che incute timore. In Ed è esattamente senso. quello il punto di mentalità che noi volevamo toccare. Cioè, raccontare Ivan IV... Okay, che eh, è uno dei primi, se non forse il primo zar di Russia, eh, sì, il primo, primo, primo vero zar. Il primo vero zar, diciamo così, storiograficamente considerato, ed è quello che ha veramente iniziato il discorso della politica pan-russa di espansione, che poi si ritrova anche in Vladimir Ultimo, diciamo, nel senso che eh, ce l'abbiamo ancora un pochino qui. Eh, è un discorso proprio di. Ehm, Considerazione geopolitica che viaggia su 500 anni di storia, quindi è un po' quello che volevamo raccontare. Poi le malefatte di Ivan sono relative. Una cosa interessante che abbiamo trovato di Terribile invece che molta della, mh, tra virgolette, terribilità gli deriva invece da una condizione giovanile che aveva avuto, che è eh, storiogra storiograficamente certificata in mezzo a questi boiardi di Stato, eccetera, eh, in cui aveva subito delle forti angherie. Quindi, c'è anche questo discorso di rivalsa verso una nobiltà che rappresentava qualcosa di diverso da quello che lui voleva costruire. A me ricorda per certi versi Nerone eh, mm. come tipologia di, eh, di, di personaggio storico, eh, probabilmente era anzi abbastanza amato, da quello che ho capito, da, dal popolino che eh, odiava i boiardi e invece c'era temutissimo. è uno schema che c'è sempre, no? C'è sempre, yeah. una cosa tipica, no? Loro. Io sono il sovrano, mi collego direttamente col popolo e salto quelli di mezzo che faccio fuori. E, e sono credo. i ricchi odiati da tutti, insomma. esatto. Un pochino... esatto. Sì, esatto. Questo, questo è assolutamente vero. Tra l'altro il parallelismo con Nerone mi viene da dire anche, come dire... La stampa che ci ha ricamato sopra nel senso eh, che hanno ecco, avuto, ecco, cattivi... ecco. Hanno avuto cattiva stampa insomma. hanno avuto entrambi cattiva stampa dai Boiardi o barra senatori che ovviamente li detestavano, assolutamente. assolutamente. Eh, eh, ehm... ah Questa è una domanda di Damiano: mi chiede. Ciao Damiano, a proposito, eh, ma i zar c'erano anche in Bulgaria o Serbia, in paesi ortodossi. Sì, sì è una eh... questione linguistica! No? Zar viene da Xar, cioè Cesar e quindi Caesar. tutti coloro i quali avevano una posizione di dominio imperiale in quella zona del mondo erano erano zar, dopodiché è chiaro che gli zar bulgari, eh, come dire, nell'andare della storia dal, eh, con l'allargamento del potere del potere in Russia, poi tra l'altro anche a zone proprio ucraine, quindi eh, diciamo che una volta erano i vecchi canati eh, sono poi diventati, ovviamente, molto più potenti dal punto di vista politico, sì. anche territoriale. I, I primi zar, infatti, sono quelli bulgari: diciamo esatto. i primissimi zar. Che poi deriva dal fatto che i, i, gli imperatori romani erano augusti, Cesare, quindi da qui viene zar, La colpa di Domiziano, è il grado inferiore. No? Era un modo per dire. Sei un grande sovrano, ma non ti dare troppo le arie, che comunque non sei un Augusto. È un vice, sei un vice. <ride> e quindi, quindi, questo è quanto. Saluto anche eh, Tovaric to to eh, quindi il compagno 88, scrive, oh, è è certo. ah, tra l'altro, che pensava che fosse eh, il terribile, per la sua terribilità eh, nel governare, sì. ma in realtà se eh, non ricordo male, in realtà la cattiva stampa era soprattutto. Per la sua, diciamo, eh, cattiva stampa nel, nel comportamento personale, questo fatto che aveva calcio, ucciso il parente, eccetera. Il quindi figlio era... se non sbaglio, no? Pure. Il figlio, il, aveva, aveva ucciso il figlio perché con un calcio aveva fatto abortire la moglie, se non ricordo male. Ma sì, 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 che... una cosa Però del sono, genere. Sono tutti fatti che in 500 anni sono stati probabilmente eh, molto conditi, nel senso che quello che dicevamo prima. Eh, le testimonianze si dissolvono nel tempo, le testimonianze dei, dei fatti privati, eccetera. Quindi, insomma, eh, anche Lucrezia Borgia è passata la storia per essere una grandissima avvelenatrice, ma poverina invece era una sfigatissima principessa che a Ferrara, per esempio, non voleva stare ed era costretta a stare lì, ma non so poi se veramente fosse così appassionata di, di, di erbe, erbe velenose, probabilmente era figlia del suo tempo, insomma, un tempo magari anche violento però non così tanto violento come lo percepiamo noi oh, qui ho qui aggiunto una, una una call to action dice quindi diteci i vostri personaggi b quindi noi andiamo avanti poi diteci i vostri suggerimenti quindi allora passo al prossimo abbiamo sviscerato Ivan il terribile perché l'hai scelto il prossimo l'ho scelto perché eh, eh, in un certo senso to mi tocca da vicino ed è Leopoldo II eh. io ovviamente chi lo sa, eh, voi sapete, mol molti di voi sapranno che io vivo in Belgio, dove Leopold è ovunque, no? Cioè, è, è, ed è... è Prezza che l'ha studiato mia figlia, di recente, la più piccola tra l'altro, tutti i re del Belgio, uh -huh. e... Li hanno studiati e io pensavo, io pensavo tra di me, chissà cosa diranno di, di Leopoldo II. Il sovrano costruttore. Il sovrano costruttore Leopoldo le, le roi Bâtisseur. Ha detto no. ah, Bâtisseur, Ah, beh, diciamo che la vedo una bella, come dire, eh, sì, sì. <ride> una bella beh, storia. Leopoldo di un II l'abbiamo toccato eh, perché in realtà. Mh, Diciamo che ai suoi tempi, eh, è un, un sovrano belga della, della fine del, dell'Ottocento, diciamo della seconda metà dell'Ottocento. Ai suoi tempi era un personaggio anche piuttosto importante e conosciuto. Ma poi è stato un po' come dire nascosto sotto il tappeto anche un pochino dai belgi, eh, dal punto di vista internazionale, perché è effettivamente poco presentabile con la mentalità del, ovviamente del Novecento e del 2000, ovviamente, perché Leopoldo II del Belgio è sostanzialmente. È stato il sovrano personale, anzi il proprietario personale. Del proprietario, non del Congo. Non, il del... non era il, il Congo ai suoi tempi: non, face... non era... era una colonia belga, ma era una colonia di Leopoldo II. Era, era un possedimento personale, non la sua proprietà. Eh, Datagli nel 1884 da questo congresso che aveva spartito un pochino tra le nazioni potenti europee eh, le colonie, soprattutto quelle africane. Che cosa è successo? Che noi ne abbiamo parlato per due motivi, perché nel periodo in cui ne abbiamo parlato si parlava tantissimo, cosa che si, parla, che si dice ancora oggi. Eh, si parlava di woke culture, di cancel culture, e quindi di questa cosa di abbattere sì. i monumenti dei personaggi che sono eh, contestabili secondo la mentalità di oggi, e poi perché comunque lui è eh, diciamo un uh, sovrano che mh, rappresenta un'epoca di discriminazione razziale, sempre con, la nostra, con, con il nostro punto di vista eh, di tipo quasi criminale: nel senso che su, nella sua proprietà privata, cioè nel Congo, venivano per cercare di eh, produrre sempre di più prodotti che potessero essere esportati e aumentare la ricchezza del sovrano venivano compiute delle, delle stragi eh, più che delle stragi degli efferati c'era cioè un efferato sistema eh, di scambio sistema di violenza no? Di, di, sì, voglio, di violenza non voglio dettagliarvelo non voglio raccontarvelo perché è, è proprio all'inizio della puntata ed è una cosa molto caratteristica del Congo molto anche mm, drammatica, è drammatica. Sì. Che però secondo me fa di quella puntata una di quelle con il setup, cioè con l'inizio più eh, scioccante. Io penso che chi sente quei, quelle prime cinque righe che mi è capitato di scrivere, poi non può non, non finire la puntata. Insomma. Quindi, non vi dico di cosa parla specificamente. Chiaramente, si parla di colonialismo, di razzismo e di un personaggio che eh, incredibilmente in Belgio è il re costruttore, per il resto del mondo è. Eh, come dire, il padre della cattiveria coloniale, diciamo così. Esatto. Come Poi, come sempre, a volte assurgono a, a dei simboli anche negativi, non solo positivi, magari anche al di là delle, delle singole colpe eh, specifiche, però e, e, oggettivamente in quell'epoca. Eh, Leopoldo II sembra quasi una personificazione perché non è neanche uno Stato, è proprio al, al suo nome che è stato fatto. Diciamo che lui rappresenta il positivismo politico. Adesso vado un po' nelle cose, sì. insomma, andiamo sì. sul difficile. Cioè, vai, vai. Eh, anzi, ancora di più, l'evoluzionismo politico. Cioè, eh, il, la seconda metà dell'Ottocento è l'epoca in cui Darwin eh, diciamo, diventa popolare con le sue teorie evoluzionistiche e quindi si capisce che il più forte nella società umana ha fatto in modo che la, la società umana ha potuto progredire sempre con una forza fisica, diciamo, e mentale maggiore. Ecco, questa cosa riportata al rapporto tra gli stati in quell'epoca diceva che chi aveva la forza, cioè i bianchi, potevano andare in un altro posto, in Asia, piuttosto che, soprattutto in Africa, dove gli altri, i neri o gli asiatici non avevano questa forza e eh, diciamo, brutalizzarli, perché? Perché solo così il mondo avrebbe potuto avere un progresso. Questo era la trasposizione dell'evoluzionismo a livello politico, una cosa che oggi sì. è intollerabile, eh, ma che secondo me all'epoca ci poteva stare. Certo, con gli occhi nostri è una cosa insostenibile. Quindi eh, questa è, è sempre una cosa che noi cerchiamo di sottolineare in Vistori: cioè che la mentalità delle epoche di cui stiamo parlando... Non può essere molto nostra. diversa, certo. Non, può è, essere... non è una questione di giudizio: è chiaro che eh, se io sto parlando del 1500 e eh, sto parlando di Giuliano de Medici che muore nella congiura dei pazzi, l'omicidio politico era abbastanza normale. L'età media delle persone era molto bassa, eh, la differenza tra i ricchi e i poveri era ancora più alta di quella che c'è oggi e quindi mh, la mentalità della violenza politica era all'ordine del giorno: una cosa per, oggi intollerabile. Per... Però anche nell'Ottocento c'era chi non era d'accordo con questo. Mark Twain, parliamo di Mark Twain su Leopoldo II. Mark Twain è stato uno grande scrittore che ha contestato per primo questo, questa modalità di dominio dell'Occidente sì. sugli altri popoli e quindi Io... questo vuol dire che si stava evolvendo comunque anche la società in quell'epoca Anche Cuore di Tre... Tenebra in sostanza è una critica del, del, dell'avventura coloniale belga poi si capisce benissimo che quel libro, quel romanzo ambientato in sostanza nel Congo belga e, ah. e vabbè insomma per dire che comunque tra l'altro qui a Bruxelles c'è un bellissimo museo dell'Africa che era il museo dell'Africa Af... dell centrale voluto, sempre da, ovviamente sempre da lui, da Leopoldo, e mh, oggi è stato rinnovato uh, in modo da adattarlo anche all'epoca uh, e spiegare anche i vari, uh, i vari reperti che ci sono. Sì. Eh, comunque ha un ruolo educativo, penso, e, ed è comunque un posto interessante che pochi conoscono di Bruxelles perché non è in centro, è a, a Terviuren, quindi se passate... A Bruxelles, magari potete darci un'occhiata al, al, al museo del, del Congo. Allora, qui abbiamo qualche eh, suggerimento anche di personaggi. Eh, Silvia con, suggerisce un personaggio che però va nel, nel medioevo. Tu sei un po' troppo antico, forse per te. però Boemondo d'Altavilla c'è tanto: eh, c'è tanto materiale eh, su Boemondo d'Altavilla eh, perché è personaggio importante della prima crociata. Eh, non, eh, diciamo erede del, del, di, del Guiscardo, insomma, è una, una, una la sua è una storia proprio avventurosa, un avventur romanzo wow. d'avventura. Sì, sicuramente, sicuramente. Allora, per esempio, tutto il mondo delle crociere, noi mh, diciamo eh, di quel mondo un po' anche cinematografico, è stato riportato dal cinema dei Templari. Dei cavalieri, eh, dei cavalieri diciamo, ospitali, templari eh, dei, diciamo, della seconda, de, de, del basso Medioevo e questo slancio eh, religioso di quell'epoca. Eh, tendiamo a raccontare poco perché ci sono due, due problematiche. La prima, quella che ho detto prima, non sempre è facile fonti. trovare dettagli. E la seconda è quella che un po' c'è il rischio di entrare in un turbine. Eh, che è quello un po' della curiosità, la Voyager, ok? Eh, quindi mh, cercare di trovare eh, sempre il Santo Graal, la, il chiodile, della vera croce, eccetera. Per esempio, la, la puntata che abbiamo fatto su Jacques de Molè, che qualcuno ci ha imputato, perché continua a dire questa cosa, e qualcuno mm. dice: sì, però, se poi fai una puntata su Jacques de Molè, come dire, ti dice una cosa e poi fai il contrario, invece no, perché se l'ascoltate. È una puntata che racconta Jacques de Molay dal punto di vista storico-politico. Ok, quindi non c'è spazio per uh, Indiana Jones, uh, <ride> l'ultima crociata, insomma. E Ho quindi mh, eh, me lo no. segno. E va. No, Cercherò ma Boemondo io spezzo una lancia per Boimondo per dire che, innanzitutto, è un crociato non di quel tipo religioso, ma sì, è, è un sai, avventuriero, è un avventuriero militare, no, eccetera. Uh, poi una serie di relazioni complicate con l'imperatore bizantino uh, che non si capisce molto bene, forse il suo agente, forse no, poi si, co si, co si conquista un regno tutto per sé perché è l'eroe di Antiochia, l'assedio di Antiochia, c'è del materiale però capisco, capisco la ritrosia. Mettete quindi... in difficoltà un contemporaneista come me però. Eh, esatto, questo. però ti mettiamo in difficoltà, allora passa uno molto più recente, facciamo così. Damiano suggerisce personaggio B, Carlo. Non so se B abbastanza per te, Carlo Alberto di Savoia. Sì, non è morto così male, poverino, è morto giovane <ride> in Portogallo. Però, insomma, mh, eh, è un personaggio molto raccontato. Io guarda, sono uno storico contemporaneista e un grande appassionato di 800. Infatti, chi conosce Bistori sa che i personaggi dell'Ottocento sono frequenti, eh, 800 come. Eh, lungo l'Ottocento, quindi diciamo dalla Rivoluzione francese alla Prima Guerra Mondiale, eh, son, sono sicuramente i personaggi che mi piace trattare di più. Carlo Alberto è un personaggio che sicuramente è interessante, interessante anche per una sua, secondo me, eh, inclinazione caratteriale, no? che un po' è passata anche un po' alla leggenda, no? questo, questo suo essere eh, come dire, non così determinato come invece era. Che un tentennatore figlio, no? diciamo sì, esatto, ma a, parte, a parte il retentenne però eh, diciamo quando eh, c'è tutta la leggenda dello scambio in culla di, di Vittorio Emanuele II perché uno era sanguigno come un cinghiale e l'altro invece era austero come un levriero, sembravano, sembravano padre e figlio insomma e quindi Carlo Alberto è eh, un, un personaggio che mi piace eh, però non è morto perché, abbastanza eh, male però, non è morto abbast... Allora te ne fuori un'altra, io mm. non conosco chi è Casemò, Cas no, non lo conosco. Dici Massimo, spiegaci chi è, e poi vediamo di, di ripensarci. E una puntata su Arciducca, Francesco Ferdinando, beh lì la morte violenta c'è, però è un, un po' troppo conosciuta. Guarda, forza, una delle... te, te la rilancio con Però cosa. è un personaggio B in sì, questo senso. Sì sì, 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 assolutamente, ci starebbe. Ehm... Una, delle, Sascha, sì, una sì. delle mie delle mie puntate preferite è quella su Massimiliano del, Be del Belgio, buonanotte, Massimiliano De, del Messico. Del Messico, una storia sì, era... bellissima, è sì, una storia bellissima, bellissima, eh, che era il fratello di Francesco Giuseppe e quindi forse anche lui era uno zio di Francesco Ferdinando, insomma, una cosa sì, di siamo una lì, siamo in quella, in quella famiglia. quell'ordine lì, esatto. Era Francesco Ferdinando era il figlio dell'altro fratello quindi era il nipote anche di Massimiliano del, eh, del Messico. E quindi, diciamo, l'Austria e Ungheria l'abbiamo abbastanza trattata, ma in una maniera veramente esotica e particolare, perché la storia di Massimiliano è come la storia di Ludwig che abbiamo tra trattato, come la storia di Napoleone II, che è un altro dei miei favoriti, è proprio il top del romanticismo. Sono quei personaggi romantici che proprio nel loro morire male hanno una cifra eh, della loro vita così Sturm und Drang ecco, quindi... e, e infatti Daviano ti dicevo che il, 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 la puntata su Napoleone II già c'è quindi... eh, ce l'ho <ride> nel cuore ce nel... tra l'altro vi racconto l'innesco della puntata che è molto particolare eh, sono stato nello stesso anno, qualche anno fa prima di iniziare a fare bistori. Eh, ho fatto una delle prime volte in cui Mattarella aveva aperto il Quirinale alle visite diciamo, private, ancora oggi. È una delle cose, secondo me, più meritorie del Presidente della Repubblica che andando a Roma si possa visitare il Quirinale. E nello stesso anno sono andato a Parigi e, andando alle Les Invalides, ho visto eh, diciamo, la lapide di Napoleone II che è in una nicchia vicino al, al, al sarcofago famoso rosso di Napoleone. Al Quirinale ci sono invece dei dipinti dell'Ottocento, del, del, dell'inizio dell'Ottocento, in cui è stato ritratto Napoleone e il figlio di Napoleone perché erano attesi a Roma perché Napoleone II, eh, questo voleva diciamo, fare Napoleone dal punto di vista dinastico: tutti, i, di figli Roma, della, sì. tutti i figli della dinastia Bonaparte, invece di essere come oggi principe di Galles, figlio del re d'Inghilterra, dovevano essere il figlio dell'imperatore di Francia, doveva essere il re di Roma. E quindi. L'ottavo re di Roma, dico sempre, non è Totti, ma è Napoleone II. Da lì <ride> mi è venuta questa passione per Napoleone II, che è un personaggio di, una, uh, di un romanticismo incredibile. Pensate che è stato uno dei primi veri influencer a livello europeo, cioè c'erano delle, delle persone, de, de, delle giovani dame che erano innamorate di questo personaggio, che nessuno praticamente aveva visto perché muore poco più che ventenne bellissimo, nonostante il padre non fosse proprio, come dire, un adone, probabilmente la madre austriaca era un pochino meglio, e, e quindi mi piaceva proprio come, come, come situazione. Insomma, Poi purtroppo ha avuto una vita veramente triste, ed è continuato ad essere popolare nell'Ottocento, anche dopo la morte, proprio come personaggio, eh, come dire, disgraziato ma romantico, e quindi è una cosa che mi piace tantissimo. Hai visto, abbiamo, cominciamo a, a fare una lista dei tuoi preferiti, che abbiamo capito un po' quali sono, insomma, quindi Leopoldo, Napoleone II, insomma, questi sono, sono alcuni dei tuoi preferiti. Beh, e... Leopoldo un pochino meno, non è proprio così, così... insomma. <ride> Vabbè, Napoleone II ci sei molto legato. Ah, ah, beh, a questo sì, punto, sì. scusa, and dopo andiamo avanti con la lista dei, dei suggerimenti. Dimmi qual è, allora, la tua puntata preferita però questo è troppo banale, allora te ne faccio una prima. Il personaggio mm. che ti ripugna di più di quelli che hai coperto, con l'esclusione però, devo escludere uno che adesso mi hai detto non c'è più nel feed, ma io l'avevo ascoltato, che è la signora Goebbels, perché lì è troppo facile. Quindi eh, te lo voglio adesso fare. Adesso ti, ti dico una cosa mh, che ti farà sobbalzare, eh, poi spieghiamo perché non c'è nel feed forse un giorno tornerà a Magda, Magda Goebbels. In realtà... Noi l'avevamo raccontata in maniera, non dico tenera, quasi tenera, sono d'accordo: però, cioè... però raccontando come una donna tedesca di quell'epoca potesse essere diventata così incredibilmente fedele a un'ideologia politica da pensare che eh, non soltanto il mondo che la circondava, ma il proprio grembo, cioè i propri figli, non potessero. Sopravvivere al crollo di quell'ideologia, è, è una cosa che mi fa rabbrividire da, da sempre. Questa cosa lo, è, La conosco possiamo, la storia. Non possiamo spoilerare questo, però Magda Goebbels, prima di farla finita, ha ucciso con una pastiglia di cianuro i suoi sei figli con grandissimo amore, secondo me. Eh, un grandissimo amore malato, cioè talmente forte. L'amore per i propri figli, di non pensare che loro potessero mai vivere in un mondo in cui quello a cui loro eh, pensavano di dover partecipare come tedeschi della nuova era, uomini nuovi in un mondo eh, tutto pan tedesco, eh, in, in quel momento non poteva più essere. Quindi, come dire, è quasi l'apoteosi della cattiveria che fa il giro e diventa amore per i propri figli. È una cosa che sì. per noi è assolutamente sì. assurda. Sì, Assura. no, io da, da, da genitore non riesco, cioè proprio non riesco. Capisco quello che stai cercando di dire, certo, ma io proprio difficile. non riesco. È più e io penso ai sei bambini e sei vite uh, da vivere tutto davanti a sé. E veramente questa cosa qui mi fa venire una rabbia da, da prendere la sberla. Però capisco, capisco. Eh, no, però è, cioè, è tutto il. Quello è solo il terminale di tutto un. un no, un no, ma hai ragione. Dietro. Hai ragione di come l'hai messo. Il suo modo di pensare gli stava facendo un piacere. La sua causa effetto era perfetta. Il suo procedimento. Il suo, nel causa suo modo era di era pensare perfetta. gli stava facendo un piacere. Per, era ovviamente un modo malato, era. era pensava, no, avrebbero avuto una vita da schiavi nella sua mentalità, quindi era, era eh, un modo di pensare patologico. Tra l'altro, se posso dire, eh, qui andiamo un po' sul, sull'opinione storica, ma, ma mi permetto di darla. È molto diverso il problema di questi personaggi del nazismo rispetto a Leopoldo II, cioè, 50 anni dopo, ok. Per esempio, l'antisemitismo che era una cosa nell'Ottocento che faceva profondamente parte della mentalità di molti popoli europei, eh, negli anni 30 del Novecento era una cosa che comunque era definita una bestialità dalla maggioranza degli europei, non era nella mentalità comune. Quindi. Eh, era, negli anni 30 ciò che è successo è stata una forzatura rispetto al pensiero mh, diciamo eh, al pensiero comune, questo nell'ottocento non, non, non succedeva, quindi la mentalità che noi raccontiamo dentro la puntata di Magda Goebbels che è un mistero perché non è online, è proprio quella di questo mondo in cui, autocontenuto in cui non può essere che ci siano alternative alla nostra dominazione, perché gli altri sono inferiori come tutti possono vedere, e questa cosa chiaramente è assurda però dentro quello ci sta anche l'omicidio dei propri figli sì. eh, 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 a me fa venire semplicemente i brividi la pelle doc Beh, la pelle doc, esattamente la pelle doc ma eh, a parte quindi la signora Goebbels c'è un altro personaggio che ti sta particolarmente di diciamo, ma no, diciamo che in realtà poi mh, come dire, un po' Viene la sindrome di Stoccolma. A punto di, <ride> di, avere, di averli. <ride> e, allora, con... e allora ti chiedo: non il tuo forse, Leopo forse Leopoldo Leopoldo. Leopoldo sì, non è sì, proprio un simpatico. Non, non è un personaggio positivo. Eh, altri personaggi. Eh, un, un personaggio piuttosto uh, che non so definire. da tutto empatico, non, non ho empatizzato più di tanto, però, veramente drammatico e. Eh, pazzescamente crudele in quello che ha fatto è proprio dipendere del Nepal cioè sostanzialmente l'ultimo re del Nepal eh, che ha sterminato la propria famiglia sostanzialmente per eh, questioni di, eh, di, 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 di questioni romantiche perché non volevano che sposasse quella che, doveva, che lui voleva essere, eh, voleva forse sua moglie ed è un personaggio veramente... Non è che poi do dopo è diventata una repubblica proprio per questo motivo no? È vero? Anzi, no, ho rip... detto che ho detto che è stato l'ultimo re, ma non è vero, perché in realtà lui è stato il penultimo re, perché poi eh, lo zio è diventato re, poi il, eh, diciamo, mh, i, i collettivi maoisti del Nepal sono andati sostanzialmente al potere e la monarchia è stata abbattuta eh, all'inizio degli anni 2000. Ma è una storia incredibile, una storia incredibile perché è contemporanea di una persona completamente fuori di testa, fuori di testa per futili motivi che uccide un'intera famiglia reale. Cioè una cosa, eh, quando ogni tanto si sente, non so, che il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti eh, non possono viaggiare sullo stesso aereo, oppure quando si ricorda la congiura delle polveri e dei meccanismi assurdi che hanno il Parlamento inglese per cui ci deve sempre essere, eh, come dire, un deputato che viene, che viene, non partecipa ai lavori perché se dovesse esplodere tutto... Tutto Westminster dovrebbe esserci almeno una persona in potere. Oppure c'è una serie televisiva che si chiama mh, sì, ho Design, capito. Survivor, Design con, Survivor, Survivor con sì. uh, Kiefer Sutherland, che fa il presidente degli Stati Uniti. Che praticamente diventa presidente, perché lui è il ministro della casa, una cosa di questo genere. In una situazione in cui salta in aria il Campidoglio e sono uccisi tutti i ministri. Ecco, queste cose da film di fantascienza in Nepal è successa nel 2001. È Veramente interessante, e non mi ero dimenticato di questa storia, quindi... però mi, mi hai riattivato un ricordo perché, ovviamente, era un, sì, sì. un fatto di cronaca. E, e invece il, il personaggio con cui ti berresti una birra? Non quello, quello che, lì, naturalmente, il Capitano Kid. Tutti i personaggi marinareschi. Io sono un grande appassionato, <ride> io e Paolo, perché poi in realtà anche Paolo eh, Paolo è anche un grandissimo modellista. Per cui, è la casa piena di. Galeoni a, a, a me piacciono, <ride> sì, infatti, anche le vostre, le vostre locandine delle puntate che sono sempre studiatissime. Con fa, tutti... lui. Adesso c'è la serie dei francobolli e sono, sono super, eh, super belle da quel punto di vista. Diciamo che tutto il mondo della marina, dei pirati, delle esplorazioni. Noi abbiamo parlato del capitano Kid, che era un, come dire, un personaggio abbastanza della feccia dell'umanità, ma molto simpatico. Abbiamo parlato di grandi esploratori come Falcon Scott. Eh, come dire l'uomo più sfigato del mondo arriva al polo sud un quarto d'ora in ritardo rispetto al suo competitor eh, sì. abbiamo parlato di, di James Cook ma eh, Scott grande... non muore pure al ritorno eh, sì 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 assolutamente al ritorno poi... era era c'è la... tu, quella... tutta una storia del ritorno che è meglio che non vi racconto se no veramente sì, sì, è, è brutta è brutta la conosco ed è brutta <ride> no ma eh, più che brutta eh, il problema eh, è che è arrivata fino a noi perché anche lì si parla comunque, se non mi ricordo male, alla fine dell'Ottocento, no forse i primi anni forse del Novecento, i primi del 1910, una cosa di questo genere e quindi i diari che hanno scritto le persone che piano piano stanno cercando di tornare verso, verso la costa dell'Antartide eh, sono rimasti, quindi si sa tutto il dettaglio, io mi sono scatenato. E, tra l'altro, a Londra, per caso, un giorno camminando mi sono trovato davanti alla statua di Falcon Scott, e quindi Robert Falcon Scott ho fatto un video per gli appassionati di bistori. No? Però, ecco, questi personaggi, Belzoni, Belzo, Giovanni Belzoni Bel, è un personaggio. Belzoni, in no, Belzoni è una birra, Belzoni, assolutamente. Belzoni è una. diciamo il primo personaggio che da Tombarolo è diventato archeologo di fama mondiale, praticamente. Esatto. È dicia, che è... diciamo, è alla base del museo egizio del di Torino, no? No, del British. del, del british, british Museum. Lui lavorava per il Re d'Inghilterra, tutto ciò che voi vedete al British Museum, i memmoni, eccetera, li ha portati lì. Eh, Belzoni, che era questo uomo enorme che in realtà. Il sì, uomo... sì. Sì, sì. Lui fa... prima faceva eh, come dire l'uomo forzuto nei, nei, nei Luna Park eh, di fine Settecento, che a un certo punto decide di partire eh, in queste spedizioni, prima da marinaio, poi... Eh, e comincia ad appassionarsi all'egittologia, eh, facendo quello, anche qui è una questione di mentalità, noi oggi li chiamiamo tombaroli, ma all'epoca tutte le nazioni del mondo, quando si è cominciato, dopo che Napoleone ci è passato, a parlare d'Egitto, andavano lì e portavano a casa, come se fosse normale, insomma, ecco. Sì, sì, sì. sì, e Bentone è, è... ha portato a casa più degli altri, ha portato tanto a casa? Sì, 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 sì. adesso non mi ricordo ah. se era la piramide di Cheope o di Kefrem se andate in visita, a un certo punto, dentro c'è una scritta: Giovanni Belzoni Belzoni è, stato, è stato qui, l'avevo visto Nella da qualche parte se non sbaglio, sì, l'avevo visto incazzatissimo perché dentro nelle piramidi non ha trovato praticamente niente, nulla. No, le piramidi, quando nell'antichità dici, il mio la mia tomba è qui <ride> tendenzialmente, e, no. anche era se ci provi a nascondere, ad eccetera. Eh, Diciamo, ehm, il Duca nostro di compagno, Enrico Compagno, poi mi ha detto che... Ciao Enrico. Cosa ne pensate del Duca di Wellington? For... È buono. È una bella <ride> morte... Insomma, ci wow. può stare. Insomma, sai uno che ti consiglio ancora? Bella sera sarebbe ancora meglio di lui. Lord Erso è ancora meglio perché eh. poi muore proprio nella battaglia eh. tra Falgar, muore Ma sulla sei... colonna perché c'è Trafalgar. Sai un personaggio particolare. È adesso mi, mi sfugge il nome. L'ammiraglio Yi, se non sbaglio, L'ammiraglio coreano mm. eh, della, eh, della guerra contro i giapponesi nel 500 e mm. che beh. Eh, guarda, io la conosco, se ti dico il motivo e questa cosa mi, mi svaluterà, perché adesso tutti quanti saranno pensato guarda che colto, che lui conosce pure la storia coreana. In realtà c'era un, 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 um, uno, sc uno scenario di Age of Empires, eh. che era su questo ammiraglio Yi, se non sbaglio, aspetta che adesso lo, lo cerco, eh, perché sennò ammiraglio coreano viene subito, è Yi, infatti. Eh, che ehm, eh, Yi Sun Sin, eh, che praticamente mi sembra proprio Lord Nelson, aveva detto che studiando la sua storia aveva detto: Questo, questo barbaro è stato il più grande ammiraglio della storia. Eh, mm -hmm. Perché lui con quattro navi eh, e sfruttando le correnti del, dei. Del, della Corea rie, diciamo de, dei mari interni della Corea riesce a sconfiggere una flotta immensa giapponese utilizzando le, tra l'altro armi da fuoco i cannoni sì. eccetera quindi e non sì, stiamo parlando la di... Sparo. no no, polvere a sparo poi l'hanno inventata in quella zona e loro non avevano non tutto si un viene. sistema di combattimento eccetera, c'è un bel film coreano su questa... E io mi ci sono passato questa cosa perché non la conoscevo. Poi ho detto: come funziona? No? c'era lo scenario di Palace, quindi mi sono andato a leggere la storia, e poi è uscito un film coreano su questa cosa, e allora mi sono visto il film. E lui, lo svelo qui: eh, insomma, muore durante la battaglia del momento in cui l'ha vinta, e si chiede ai suoi uomini di farsi legare praticamente in modo da far sembrare gli uomini della sua della miraglia, per far sembrare che è ancora vivo per Dare mm -hmm. l'ultimo, perché detto: se pensano che sono morto, allora uh, sicuramente fuggono. Quindi si fa le gare da morto, è, è in modo da, da far vedere che è ancora vivo, e poi i coreani Beh, vincono. Molto interessante, Ti dico la verità. Ehm, chi, chi segue i Bistori sa che, eh, oltre a questa, diciamo, limitazione che ci siamo autodati, per una questione proprio culturale mia, di storia moderna e contemporanea. È raro, non è impossibile, ma è raro che usciamo troppo dalla Dal... cultura occidentale. Perché questo? Perché Nonostante è difficile io... medesimarsi. No, ma non è tanto questo. Nel senso io mh, sia abbastanza appassionato, per esempio, io sono grande appassionato di geografia storica. Prima parlavi di Corea. Ci sono eh, delle bellissime cartine medievali della Corea, in cui la Corea, tra l'altro, è gigantesca rispetto alla Cina, okay? e che sono interessantissime. C'è cioè, tutta una storia giapponese, tra l'altro ho visto anche mille film eh, molto molto interessante abbiamo trattato dell'ultimo imperatore inca per esempio in sud america quindi qualche volta usciamo dal seminato però il problema è poi andare a verificare le fonti cioè chiaramente le fonti eh, di storia orientale sono piuttosto complicate da trovare da verificare e io stesso non mi sento in grado di poterle soppesare perché non conosco così bene eh, certo, certo. diciamo la, la world history in quel caso l'asian history eh, in maniera da poter capire se eh, chi, chi, chi ha scritto quella cosa ha detto una fregnaccia o meno, magari ecco, se stiamo parlando del Rinascimento, è, è più facile. Riesco, riesco a valutare, Va bene, dai, sempre, la, la... sempre considerando che cioè, possiamo fare una serie tutta su personaggi coreani, però. Una puntata ogni quattro mesi e tre puntate <ride> per una stagione. <ride> <ride> ok, va bene, va bene. Mi hai bocciato io sul team e sono molto offeso. <ride> okay. Però il... Però tu lo um... potresti mettere in Storia d'Italia. magari eh, un devo, pulsante... trovare, devo trovare un modo per <ride> legare... La... Visto che sto parlando adesso di Arabi, eh, quindi un modo si trova sempre. <ride> Ma... Ehm. Antonio si complimenta dice grazie per questo live perché non conoscevo Bistori, non vedo l'ora di ascoltarlo. Poi da italiano che ha vissuto per tanti anni in Romania ho subito notato che c'è anche un episodio su Ceausescu e vorrei chiedere ad Andrea i motivi per i quali ne ha voluto parlare di Ceausescu. Perché uno dei personaggi... Io ho 50 anni, ahimè, questo è. Quindi, non te ne faremo non... una colpa anche a me ha sì. colpito e ne ho, ne ho 42 tra l'altro tu sei stato 43. al mio compleanno quindi lo sai benissimo esatto anzi, anzi se esatto. devo dire la verità 51 ormai perché l'anno scorso è 50. comunque allora perché dico questo? perché nel 1989 io avevo 17-18 anni ok eh, nel, nel, nel anzi no nel dicembre del 89 avevo già 18 anni quell'età in cui si comincia ad essere consci dell'informazione, si comincia a seguire i telegiornali, io poi appassionato di storie, di racconti, seguivo e continuo a seguire tutto. Una delle cose che mi ha più scioccato di, quel, di quei sei mesi che sono una svolta storica e che io che li ho vissuti in quel momento chiaramente non mi sono accorto che erano così tanto una svolta storica, è stato proprio quei, quei giorni intorno a Natale in cui Ceausescu è stato... Eh, prima eh, diciamo contestato, poi visto in televisione fare quell'ultimo drammatico discorso, poi sì. praticamente inseguito per Bucarest come un topo che si nasconde, e poi praticamente in diretta, in 4-4 ore con l'elicottero. Io ho ancora in testa sì. la, la scena dell'elicottero. No? Io ricordo, ricordo come se fosse adesso, poi, quando ho fatto la puntata, mi sono andato a rivedere. Anche questo chiaramente aiuta. Eh, quando si fa una cosa di questo genere, tutti eh, i filmati dei, dei processi, no? per cui anche il dettaglio di come era vestita Elena Ceausescu che a un certo punto manda a quel paese questa corte eh, diciamo improvvisata di, 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 di partigiani, chiamiamoli così, eh, rivoluzionari anticomunisti eh, romeni che condannano tutte e due alla, alla pena capitale e, e questa cosa della fucilazione immediata, praticamente indiretta, che forse con... Il, io ho fatto il paragone, per esempio, con ciò che è successo a Gheddafi qualche decennio dopo. No? Eh, le immagini dell'omicidio, dell de, 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 in quel caso omicidio perché non, non è stata una fucilazione, cioè è stato malmenato e praticamente è finita così. Eh, la morte di Gheddafi è stata molto censurata in televisione, poi magari su YouTube, eccetera, si trovano altri filmati, però... Non è stata presentata come nell'89 quella di Ceausescu, che è stata veramente per me, come dire, un, un flash che non mi si è. Uno shock, diciamo. dalla mente, pur capendo che stavo vivendo un periodo importante, non pensavo così importante come poi sarebbe stato, perché il muro di Berlino, eh, mi ricordo, non so. Nel giro personale... di, di uno o due anni, proprio ah, no, a sei mesi, io mi ricordo, non so, Dubček, mi ricordo Egon Krenz, mi ricordo. Ovviamente c'è di questi personaggi che poi sono un po' dispersi nella storia, nessuno sa più chi sono, eh, perché, come, quando, anche perché poi dopo hanno magari governato, ormai sono anche morti, eh, Václav Havelin a Praga insieme a Duce, eccetera. Però ecco, quella cosa lì mi, ha proprio, mi è rimasta nella testa e quindi ho voluto andare a recuperarla per cercare di capire come un tiranno... Ideologico, ma alla fine non ideologico, perché è considerato il tiranno comunista più occidentale dei paesi comunisti. E invece era il tiranno più tiranno di tutti tra quelli. Era veramente spietato, sì. moglie compresa. E, e il racconto di, di quando sono andato a vedere, poi a verificare cosa ha fatto nella sua vita è incredibile. È incredibile. Io non sono mai stato in Romania, ma ehm, io sono lo... stato nel palazzo. Uh, del sì, Parlamento, sì, palazzo, no, ma, ma anche il Palazzo Enorme Presidente. Ma, ma anche che il suo Palazzo, no? Ma sono cose che, poi sapendo quanto fosse povero il paese, tu vai nel palazzo, salone dopo salone dopo salone dopo salone enormi, sì, giganteschi, sì, sì, ricchissimi. Sì. Ricchi, fa, fa venire una rabbia, ma veramente una rabbia. È bello, è, consiglio ass assolutamente la visita ed è qualcosa, cioè bello nel suo modo in un modo molto socialista sovietico, quindi non, non vi aspettate delle cose, però è, è, è bello da, da, da visitare però è opprimente anche da visitare proprio per questo motivo, perché tu sai che, che cosa c'è dietro e io mi ricordo io penso... la morte di Ceausescu, pure Guarda, io che ero eh, più giovane di te, capito? Me la ricordo criticole. pure io e, Ripeto, questi personaggi di, di quell'epoca sono stati anche secondo me un po' cancellati dalla storia, positivi o negativi, eh? anche quelli positivi, mm -hmm. perché poi magari tipo il cancelliere Kohl che poi ha avuto problemi di tipo, come dire, eh, politico-affaristici, sono un po' spariti dal, 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 dalla, dalla considerazione eh, come fondatori di un, di un mondo nuovo, no? non ci sono più né quelli cattivi né quelli buoni, se ne sente parlare pochissimo rispetto invece per esempio a eroi e antieroi. Della seconda guerra mondiale, che continuamente, se voi guardate, non so, Rai Storia o eh, le trasmissioni storiche di Rai 3, è rarissimo vedere qualcosa che parli di quell'epoca, mentre è molto facile vedere documentari di cui sinceramente ci siamo un po' stufati su Mussolini, e, Io, seconda e la seconda guerra attori, mondiale, Hitler, proprio... eccetera. Cioè, la seconda mondiale è un periodo molto interessante, però dal, il fatto che, ci, che noi abbiamo tante immagini di quell'epoca non vuol dire che dobbiamo continuamente ri, come dire, rimestarle, abbiamo tante immagini anche di tutta quell'epoca degli anni Ottanta, così importante per il mondo di oggi, e si lavora veramente poco su quelle dal e, punto di vista. E tra, eh... tra l'altro, mentre noi abbiamo, comunque. Per una questione anagrafica, io ho ancora un po' di meno, ma comunque almeno. Li abbiamo vissuti, quindi abbiamo la memoria, e, è un eco, cioè, Diciamo eh, però uno che oggi ha un ragazzo di 25-30 anni. Io mi rendo conto quando una volta mi hanno chiesto: Ma tu di cosa, ma che è successo negli anni '90? Mi ricordo, nel, io ho un gruppo Telegram, no? Ma che è successo tutto sommato? Sul 90 no? E, e allora io mi sono divertito a fare un post brevissimo in cui ho detto: Beh, queste sono le cose che io. Diciamo, se dovessi scrivere un po' di puntate, metterei qua, ta, 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 ta. <ride> cioè, e alla fine ho detto: ah, ah però, cioè, in effetti è successo abbastanza. E mi rendo conto che, eh, che e parlo degli anni 90, quindi anche dopo, ciao Sesco, no? Insomma, eh, eh, sì, però è, 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 è consequenziale, cioè, è proprio un periodo che. Eh, forse per questioni politiche, per una paura diciamo di dibattito politico, è veramente poco eh, entrato nella divulgazione. Quindi una delle cose che, di cui io mi diverto sempre a parlare è la differenza sostanziale tra memoria e storia. No? Si fa, sì. Molto spesso si sovrappongono le due dimensioni: la memoria, chiaramente è una storia raccontata da chi c'era e la storia invece è qualcosa che è mh, scientificamente analizzato. Ma dopo 30 anni, okay, ci sono delle persone che o sono nate in quel periodo o ancora non erano nate, che avrebbero il diritto di conoscere quel, quel momento del, dell'Europa e del mondo. Perché è un momento fondamentale. Eh, io faccio anche l'insegnante in vari... In varie scuole di, ordine, di ogni ordine e grado, e mi è capitato di far vedere un film molto interessante, molto divertente, che si chiama Goodbye Lenin. Non so se l'avete mai visto. Ah, bellissimo, eh, bellissimo, dove, bellissimo, dove mi piace molto. Dove c'è questa donna super comunista che abita nella Repubblica Democratica Tedesca che, per un problema fisico, va in coma proprio nel periodo in cui cade e si riunifica la Germania, anzi, no, in realtà non si riunifica ancora, insomma, cade il regime. Il muro di Berlino, della, sì, la sì, DDR. Sì. Il Quando lei si sveglia. Praticamente i figli, pur di non farle avere un altro shock per capire che il suo partito comunista ormai non esiste più, simulano che tutto, eh, tutto sia... è ancora, la vita della DDR. Non solo che la DDR ha conquistato il resto. Per esempio, a un certo punto, lei dal, dal letto d'ospedale, vede uno striscione su un palazzo della Coca-Cola. Okay, perché ormai la Coca-Cola ha debordato all'est e i figli gli dicono guarda il partito è talmente forte che ha comprato la Coca-Cola agli americani eh, okay. esatto okay. è un, film, se, bellissimo. Se è un vedere, film bellissimo se io faccio vedere questo film a una persona che non ha eh, diciamo uno specifico storico o che ha meno di 30 anni questo film è incomprensibile per loro ed è una cosa incredibile perché, perché non, 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 non si richiama il Ma, fatto che ci potessero essere dei paesi in quella situazione Quindi, eh, 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 ma, io lo, ma io lo capisco questo di ciao sesco e, e di buongiorno alieni, perché è evidente che è un cambiamento così grande che o lo racconti e lo insegni, insegni è sempre difficile, io mi rendo conto. Però, almeno raccontare un là, però è, un racconto, al, è un racconto almeno raccontarlo uh, con serie tv, con, uh, con documentari, eccetera. Dovrebbe essere utile se il tv qualcosa c'è, eh, però sempre eh, gli italiani poi non si svegliano mai. Allora, c'è una quasi. bellissima serie di TV di Sky. Se qualcuno ha voglia di approfondire, in tre serie tedesca che si sì, chiama Se non sbaglio, 1983, 86-89 e 89 anni. esatto. Io in a quella pensavo. Questa storia pensa. di questo giovane giovane spia che fa il una doppio gioco una spia dell'est che va nel, a Berlino Ovest. Io sono adesso a molto, Berlino, quindi... molto, molto interessante. Però ripeto, è veramente una cosa eh, che un po' manca nella cultura contemporanea. Quella di eh, comprendere che pochi anni fa il mondo era diverso. D'altra parte, quello che sta succedendo oggi tra Russia e Ucraina, se non si conosce l'Unione Sovietica, che per qualcuno è un, una cosa, boh, cosa vuol dire? Sì, non si sa. gli antichi okay. romani. Esatto, so. se non si conosce quella non si può capire che cosa sta succedendo. Esatto, esatto, esatto. esatto. Sono completamente d'accordo ed è per questo che è così importante studiare la storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è veramente la Cenerentola assoluta. E, e che è così importante io capisco che c'è molta cronaca in quello, ma c'è cronaca per uno che ha 70 anni esatto. tu, ma un ragazzo che adesso ha la 17 memoria anni è una delle cose, adesso parlavamo prima di andare in onda e, eh, questo, questo capodanno avrò la fortuna finalmente dopo tanti anni che cerco di andarci di andare a Gerusalemme è una delle, delle cose di cui si, si parla tantissimo giustamente è tutto ciò che coinvolge la Shoah e ciò che è successo durante diciamo, il periodo nazista eh, al, agli ebrei. Eh, qui la, il problema è la distanza tra memoria e storia, è alla base quasi della costituzione di un paese, nel senso che ehm, la memoria ovviamente si sta perdendo, perché gli ultimi reduci purtroppo di, di ciò che è successo in quegli anni, cioè 80 anni fa, eh, sono rimasti veramente pochissimi e forse erano bambini ai tempi e quindi ai tempi hanno metabolizzato in maniera infantile ciò che è successo, è chiaro che bisogna passare davvero a una considerazione storica e lasciare perdere ciò che è memoria politica, però non bisogna dimenticare. La storia serve per non dimenticare, anche Vistoli serve per non dimenticare da un certo. Certo punto di vista. Anzi, Bello più che... ci si diverte a sentirla, più si empatizza e si rimane lì, non, si non la si dimentica. Mi è piaciuto quello che hai fatto adesso. <ride> allora sì. senti, um, il, uh, ho altri suggerimenti. Vediamoli velocemente. Uh, abbiamo difficile. Carlo il temerario, duca di Borgogna. Non so, però non, non mi ricordo se è morto male. Quindi, non, non eh, forse ricordo. no. Però il secondo, Gioacchino Murat, Gioacchino Murat, è un po' più, eh, sì, però anche ed lì... è morto male. Ed è morto Sì, male, però anche hai... lì abbiamo raccontato tanti personaggi tra la rivoluzione francese e Napoleone, quindi insomma, eh, però diciamo quello è anche post napoleonico, c'è cioè la coda sì, post napoleonica, sì, sì, vabbè, sì, va sì, bene, sì. va bene. Però Gioacchino e... Mulat potrebbe essere secondo me è un personaggio mh, diciamo tra la A e B già eh, della storia. Forse dovremmo trovare una chiave, faccio un inciso, perché prima o poi arriva. Abbiamo fatto una puntata su me da lì e tutti a dire eh no, qui ci state prendendo in giro perché meno lato B della storia di Mohamed Ali non esiste nessuno, soprattutto la storia sportiva, anzi un super A della storia. Ecco, noi l'abbiamo però raccontato praticamente come personaggio politico, perché nessuno sa che per esempio Mohamed Ali per mi sembra 7 8 anni non ha potuto combattere nel pieno della sua carriera No, io lo so. Politiche. Io lo perché sapevo. E eh, lo so che tu lo sai, perché insomma Vivere di solo tardo antico diventa difficile, <ride> no? Nel Beh, senso che è un mito allora, in America, anche per esatto, quello c'è cioè che il meccanismo per cui un personaggio, eh, anche non so, Rambo, il famoso poeta maledetto, no? tutti lo conoscono come giovane poeta, ma noi l'abbiamo raccontato come. Ehm, cittadino dell'Etiopia dopo che aveva finito di scrivere praticamente ed è molto interessante perché racconta ovviamente una mentalità esattamente come la mentalità del ehm, diciamo di tutta quella, mh, quella spinta contro la guerra del Vietnam che è caratteristica del, della pratica politica di Mohammed al Sì, 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 sì Ehm, allora vediamo poi c'era Corradino di Svevia ma siamo nel medioevo io ci sono legato perché devi sapere sì, che Corradino, Corradino di... non mi dispiace eh, devo dire eh, Corradino di Svevia tu devi sapere che io la mia famiglia <ride> è di paese del Tagliacozzo ah. in provi provincia dell'Aquila dove si è combattuta la battaglia di Tagliacozzo in cui co povero Corradino ha perso poi è morto a Napoli ma Uh, bah, eh, quindi, quindi è, una, è una storia a cui io sono particolarmente legato quindi Corradino di Svevia nel caso eh, io mi trovo la parola posso, di presto anche vol volentieri insomma <ride> eh, io e Stauffen imparatore... ti piacciono io e ti piacciono ok va bene, dai allora mettiamo tra i papabili eh, ultimo imperatore d'Austria che morì in insieme in primo. povertà eh, Era Carlo, Carlo I figlio sì. di eh, Il no, no, figlio pronipote, pronipote pronipote. di Francesco Ferdinando, che è quello che diventò, no, no era, era pronipote di, Carlo, di Francesco Giuseppe, e, Francesco Giuseppe nipote, e nipote di Francesco Ferdinando, se non ricordo male, eh. che poi è stato santificato, eccetera. È un personaggio, sinceramente, un po' oleografico, um, secondo me, che è stato rappresentato in maniera forse anche superiore alle proprie capacità. capacità. In realtà, poverino. Come dire, ha subito l'onda della storia veramente. Rispetto al, al suo predecessore, non, non che l'ha fatta? Venuto. Il predecessore l'ha fatta. Ormai, la ormai lui si è, si è trovato in una situazione tale per cui era era la, al, è diventato imperatore. Se non sbaglio, alla fine della prima guerra mondiale. Sì, quindi, sì, proprio sì, nel, era... Nel, nel '17 praticamente ha regnato, penso, un anno sì, o sì, più. Sì, sì. Ma nel '17 erano vedersi... era alla frutta gli austriaci, giusto, eh. giusto per vedersi. Sì, sì, perché eh, Francesco Giuseppe, se non sbaglio, è morto nel 16, quindi si è visto Caporetto e Vittorio Veneto, tutto in un colpo solo ed è rimasto <ride> tra tra traumatizzato. Questa... Eh, Una eh, cosa eh, che eh, non eh. si dice spesso in Italia è che gli austriaci erano alla fame assoluta. Eh, eh, la moglie, dirò di più: la moglie è un personaggio particolare. Zita di Borbone, la moglie di Carlo I, è un personaggio particolare perché eh, è sopravvissuta al marito fino È morta, se non sbaglio, quasi centenaria e quindi è proprio un personaggio che ha attraversato eh, diciamo, la, fine, la fine della modernità e la fine della contemporaneità, mi vorrebbe da dire quasi, quindi potrebbe essere, zitta di Borbone, parlo. Mm, però, ripeto, sono personaggi che mm, eh, dopo, dopo la, la Prima Guerra Mondiale poi rimangono un pochino, come dire, nell'ombra, non è che eh, persino il Kaiser, mm, il Kaiser eh, Guglielmo no? in Olanda c'è un bellissimo film che ho visto un po' di tempo fa che non ricordo, non ricordo il titolo, però è dove si simulava il fatto che qualcuno volesse rapirlo. Okay? E faceva pure una bella figura come un personaggio molto simpatico, mentre si sa che non è che proprio fosse così brillante. Però anche, anche lo stesso Kaiser, eh, gli ultimi anni della sua vita li ha vissuti un po', come dire, in seconda fila, il figlio un pochino meno, perché come sappiamo era stato uno dei più grandi sostenitori di ciò che avveniva in Germania in quell'epoca. Quindi sono personaggi che non mi esaltano, ecco, sì. non vorrei deludere Damiano. Scusami. No, 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 no. Qui stiamo facendo tutte le discussioni, qui Edoardo. Galeazzo Ciano, eh, Galeazzo Ciano, apriamo. Io sono un grande, un grande fan, non personale dal punto di vista politico, tutt'altro <ride> di Galeazzo Ciano, ma sono oh, un da ragazzino... Beh, lui, lui aveva... Non era quello che aveva, face... era il Geracca che aveva un diario molto dettagliato, se non sbaglio. Allora, Galeazzo Ciano era il eh, genero di cioè Mussolini. Non, della non è il Edda. mio periodo storico preferito, come ho già detto, quindi purtroppo scusate se bracco allora, un po' nel buio. Non è Gian Galeazzo, ma è Galeazzo. Gian Galeazzo sono i visconti. Galeazzo Ciano era il eh, genero di Mussolini, marito della figlia Edda. Che a 36 anni diventa ministro degli Esteri ed è il suo delfino, ma che lo tradisce durante l'ordine del giorno grandi nel 1943, sì. e poi anche. viene fucilato alla schiena a Verona come traditore, nonostante la figlia Edda avesse praticamente eh, chiesto al padre un milione di volte e ha anche giurato di non parlare più al padre, di maledirlo se avesse ucciso il marito, e ovviamente è rimasto celeberrimo per i diari che la figlia. La figlia, scusate, che la moglie figlia di Mussolini è riuscita a salvare, che sono penso alla base della storiografia del fascismo praticamente e sì. soprattutto degli ultimi anni. E sono incredibilmente belli da leggere, nel senso che per chi è appassionato di storia contemporanea sono un patrimonio inestimabile. Perché Galeazzo Ciano, pur essendo colui che ha firmato il patto d'acciaio, era profondamente antinazista sì, 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 sì. E, e temeva i tedeschi e non, eh, non era. Lui era un, un gagà anche diciamo, dal punto di vista... Era, dal punto non vista era filo britannico, cioè aveva una Era passione. molto filo britannico, infatti. Vedi che il, qualcosa rimerge. L'ambasciatore anche... Percy Lorraine, lui aveva questa questo, 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 quest liaison di amicizia. Era però un personaggio anche abbastanza detestato perché era eh, un brillantinato, un po' un gagà. Era figlio, era figlio di suo padre, cioè il conteciano di Livorno, grande, come dire... Fascista della prima ora, ma soprattutto grande marinaio. Tant'è vero che in, se non sbaglio, oggi in, sono in Sardegna ci sono delle parti di un enorme ehm, gigante di pietra che appunto doveva essere il monumento al, mh, a Costanzo Ciano che doveva essere messo: tipo il faro, come, come eh, il colosso di, di Rodi nel porto di Livorno, perché no? Di Livorno. Poi in realtà, ovviamente è stato smontato e dai in giro per l'Italia però è ecco, un personaggio sicuramente importante dire però che Galeazzo Ciano sia un personaggio lato B della storia beh, non è certamente uno in dei Italia, in, Italia in Italia è, è conosciuto un... certo, in Italia è, un, è conosciuto una, è una maiuscola <ride> e invece qui Io ho notato che il risolvimento non va molto forte però Cataneo che ne dici? Cataneo è un bellissimo personaggio eh, io sono sostanzialmente uno storico del risorgimento quindi mi, mi piacciono tutti eh, è un personaggio più politico nel senso che mh, sarebbe forse difficile raccontarne la storia dal punto di vista dell'attività a, de, a parte nel 48 a Milano poi dopo lui va in Svizzera e fa praticamente attività politica quindi non, non, non c'è tanta azione non è Felice Orsini che era un bombarolo che ci è piaciuto tantissimo raccontare eh, una cosa molto carina però di Cattaneo, vi racconto che è quella che eh, quando è morto Cata Cattaneo era terrorizzato dalle fotografie, non voleva essere fotografato, odiava essere fotografato per una questione boh, probabilmente. Muore se non sbaglio alla fine degli anni 60 o addirittura all'inizio degli anni 70 dell'Ottocento. L'unica foto che si ha sua è una foto eh, in articolo mortis, cioè sul letto di morto, già morto, e già ha morto. una sciarpa. <ride> ha una sciarpa mh, a piede pull, diciamo, che lo avvolge, eh, la figlia di Cattaneo promette al padre che quella sciarpa verrà poi donata a Mazzini e quella sciarpa della unica foto di Cattaneo si ritrova anche nella foto sul letto di morte di Mazzini, cioè Mazzini e Cattaneo sono avvolti dalla stessa identica sciarpa a 10 anni più o meno di distanza, eh, tutte e due morti sostanzialmente in realtà... Mazzini muore in Italia ma in incognito Morti praticamente in esilio, anche se Mazzini poi mi sembra che sia morto a Pisa, ma mh, sotto falso nome. Insomma. E quindi ci sono queste due foto se volete si possono andare a trovare sul web di Cattaneo e Mazzini. Mazzini non aveva paura delle foto, anzi, era un grande appassionato, faceva il modello per le foto in tutte le posizioni. Però, ecco, sono queste due foto di Cattaneo e Mazzini morti, fotografati con la stessa sciarpa, ed è una cosa molto interessante ma dal punto di vista politico. Ma lo sai che mi stai facendo pensare? Ma Mazzini, ovviamente, è sicuramente un personaggio a della storia. Eppure se si studia così poco e male, che forse po potreste pur fino scrivere una puntata non su. Di dire, non farmi dire cose. Io, io mh, sogno di fare una serie tutta sul. Solo su di lui, sulla Repubblica no, 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 Romana. Tutta sul Risorgimento. La Repubblica Romana è la mia preferita. Tutta sul Risorgimento, perché secondo me il Risorgimento <ride> è veramente. Eh, Sarebbe un, come dire, un romanzo d'azione di, di libertà, di grande empatia eh, politica, di situazioni dove di grande slancio patriottico sono tutte situazioni che sono state distrutte dalla politica italiana eh, post-fascista. Purtroppo il fascismo ha avuto questo oltre a tutte le sue situazioni: oltre grandi a, attività, tante, a tante cose, ecco, ha anche distrutto i risorgimenti perché? Perché l'ha mutuato per sé. Per esempio, ha fatto un monumento a Cesare Battisti nella piazza di Bolzano, okay, Dove ovviamente diciamo l'Alto Adige in tutte queste situazioni, dal punto di vista uh, risorgimentale, non è che c'entrasse molto. C'è capitato di averlo perché la Germania ha perso due, due guerre, ma in realtà, ecco, ha voluto mettere questo monumento a Cesare Battisti, eroe della prima guerra mondiale. Dicendo che quello era l'ultimo monumento del risorgimento italiano. E con questo facendo un disastro, sia dal punto di vista della prima guerra mondiale, sia dal punto di vista del risorgimento, sia dal punto di vista di dove l'hanno messo, cioè mettere un Trentino eh, eh, a Bolzano come simbolo dell'italianità, ha fatto praticamente piazza pulita. E come questo, tantissime altre cose. Il monumento ad Anita Garibaldi sul Giannicolo, eh, scolpito dal nonno di Rutelli, tra l'altro, è stato inaugurato da Mussolini, noi ne parliamo nella puntata in cui parliamo di Anita, di Anita Garibaldi. Sì. Ed è come dire, è stato è un bel monumento, bellissimo monumento, è ma bello, che nel momento sì. dell'inaugurazione è stato uno sfregio al, al, al risorgimento perché ne ha dato una, una visione di questa donna che doveva essere la perfetta donna italiana con tanti figli. Ma figuratevi, Senita Garibaldi poteva essere la massaia italiana che concepiva Mussolini. Garibaldi era come dire tutto ciò che non era la donna, che, la donna che, italiana che esatto. di quell'epoca. Quindi, è, da lì è, poi è, è successo deprimente. di tutto da lì è successo di tutto pensate che que quello che è successo al 150esimo dell'unità nazionale con eh, situazioni politiche che non voglio commentare e che sostanzialmente ha passato in secondo ordine il fatto che è 150 anni dalla nascita di uno Stato di cui noi facciamo parte mm, il povero Spiore è l'unico. Ma... Credo che l'Italia sia l'unico paese che non festeggia in, in alcun modo la sua unità, il, sua unità, il okay. risorgimento in generale come periodo. Insomma, non c'è una festa che richiama la nascita del, de, del paese, e, e, e questo è qualcosa, io percepisco che, eh, come un'assenza, è un vulnus. Uh, proprio è un'assenza, e purtroppo non si riesce ad invertire la tendenza, no? Perché poi guarda: il, il, il periodo fascista è stato deleterio per la, per, per la memoria del risorgimento, così come è stato deleterio per la memoria del risorgimento il periodo invece, per altri motivi, fantastico della rinascita dell'Italia post-seconda guerra mondiale, post, dove, post bellica. Dove, sì, lo stavo dove, per dire, mi è dove però, diciamo. dove, dove però eh, ciò che diciamo soprattutto per un uh, sentimento antimonarchico, non era bello parlare di Risorgimento. No, non si poteva e parlare dopo... di Risorgimento perché l'aveva fatto il re. Esatto. E, e quindi si e è cercato di passati... spostarlo alla, alla, a, a, sostanzialmente alla guerra di liberazione, come... Diciamo, come eh, sì, focus, sì, però era un fortino, più difficile con la prima guerra mondiale, ma soprattutto la guerra di liberazione. Poi successivamente siamo passati all'epoca diciamo eh, della seconda repubblica berlusconiana leghista, ma anche dei de 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 partiti Do di sinistra che vedevano nel, ris nel risorgimento un eco fascista che non aveva, e quindi anche in quel caso il ario della, della Repubblica dell'unità dell d'Italia si è cancellato. Quindi, eh, come dire. Ed è veramente, dal punto di vista narrativo, il risorgimento italiano è una cosa bella. La, la, la storia della Repubblica Romana è fantastica, proprio, eh, cioè, c'è di tutto. La storia di Goffredo Mameli, un giovane di 21 anni, poeta, che a 21 anni muore, eh, e sostanzialmente muore per un ideale. Quando scrive scritto... Siamo pronti alla morte, non era eh, tanto per no, scrivere, insomma. No. Se voi andate sul Gianicolo, Uh, a un certo punto di fianco alla piazza dove c'è il monumento a Garibaldi che adesso è fortunatamente in, in revisione perché stava cadendo a pezzi, c'è un muro, sulla, andando avanti verso l'ospedale Bambini Gesù, c'è un muro dove sono scritti i primi articoli della Costituzione della Repubblica Romana, che è impressionantemente simile alla Costituzione Repubblicana. E sono frasi che nel 1849 erano dirompenti. Non so perché non se ne deve parlare. Tra l'altro, lì c'è anche la Repubblica, quindi non c'è neanche la parte della monarchia. C'è la Repubblica Mazzini, la, è la, repubblica, la democrazia, è la, li c è c è la, la libertà la, la, la democrazia. le prime votazioni veramente a, con un gran. questa è una cosa che, per esempio, è poco conosciuta. Con votazioni con una grande partecipazione di popolo, che no, no, non hanno, diciamo relativamente parlando, ma che non hanno av mai avuto votazioni. Ci sono, ci sono i diritti Le... civili, nella Repubblica Romana si parlava di divorzio, si parlava di cose che poi sono arrivate cent'anni dopo, cioè mh, è proprio una questione di rimozione complessiva che non ha, non ha senso, probabilmente forse, ripeto, ha senso per questa, ahimè forse un pochino anche meritata, cattiva fama che hanno avuto i Savoia, eh, nel senso che... Come dire, sì, dei quattro. però sono quattro... solo uno dei tanti attori. E sono quindi... uno dei tanti attori, però sono sicuramente, diciamo, in nessuna delle epoche che vi ho raccontato prima, eh, nel fascismo, nel postfascismo, nella seconda repubblica e forse anche oggi, eh, sono mai riusciti ad essere digeriti da qualcuno. Purtroppo, questo <ride> sicuramente non, 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 non ha aiutato. Non eh. aiuta, non aiuta. Non <ride> aiuta. Diciamo che eh, Vittorio Emanuele II forse rimane quello che. Eh, Rimane più simpatico, ma non basta. Ecco, diciamo che forse i capi di Stato di quell'epoca avrebbero dovuto avere come dire, un, un seguito eh, migliore, ma per colpo loro, purtroppo, perché sia Umberto I che Vittorio Emanuele III, che tra l'altro si era comportato benissimo nella Prima Guerra Mondiale, da un certo punto di vista, eh, e forse anche un pochino Umberto II, anche se in maniera molto, molto relativa, eh, insomma, non è che proprio... come dire... No, hanno brillato come... Come per esempio i sovrani del Belgio nella prima e nella seconda guerra mondiale. Ecco. Beh, nella allora, seconda lo sai che è, 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 è molto contestare. criticato. È, è criticato. Nella... Però, però, in realtà, i figli e i nipoti, poi eh, sì, certi, sì. No, diciamo ma allora che... per, la, la, diciamo la, per come sono percepiti qui? Allora, Leopoldo II, ha il re costruttore. Poi c'è Alberto I, se non sbaglio, eh? che è il re eroe della prima guerra mondiale che combatte con i suoi soldati. Combatte quello è certificato fresh, <ride> Combattere con i soldati nelle trincee, poi vabbè, vediamo. Però, comunque, sicuramente, eh, eh, il suo il suo successore, che era Alberto II. No, eh... Secondo è quello successivo eh... No, allora chi è? Baldovino Alberto... Pri... No, Baldovino è dopo No, Baldovino è, è dopo di lui Quindi dopo Alberto I <ride> eh... Vabbè, insomma Chiediamo l'aiuto del, del pubblico <ride> eh, eh, no, Io lo dovrei sapere perché vivo qua E eh, eh, praticamente eh, Il padre di Maria, de... di Maria José, diciamo Esatto E praticamente eh, No, è il, è il successore Leopoldo III e Leopoldo III la particolarità di Leopoldo III è che lui rimase in Belgio sotto i nazisti, a sì, però differenza... si, dice, si dice che rimase in Belgio, diciamo come supporto, a... Beh, lui è quello che disse. Lui, però, il suo governo se ne va in esilio e gli dice: Vieni anche tu? E lui dice: No, io non vengo. E allora... questo, questo si dice anche adesso. Non vorrei dire una, una, una cretinata se era la figlia o la sorella. Si dice anche di Maria Giuseppe, no? C'è questo retropensiero italiano in cui, anche un po' forse per salvare eh, l'eredità della monarchia, si dice che Maria Giuseppe avesse questi contatti così, eh, diciamo, integrati con la resistenza, eh, molto contestati dal punto di vista storiografico. Sicuramente non era, non era una filofascista, eh, però mh, purtroppo i Savoia avevano una regola interna che diceva. Che si eh, regna uno per volta e che il re, eh, diciamo, regnante non avesse modo di condividere le proprie decisioni con gli altri, e così è stato: nel senso che eh, Vittorio Emanuele III non, non, ha mai nemmeno, non gli è mai nemmeno passata per la testa di, eh, come dire, stare o sottostare a un suggerimento di suo figlio, che tra l'altro era talmente timido che forse non gli, gli dava nemmeno. Quindi, eh. Esatto, esatto. Uh... Oh, Christian Bazzucchi proviamo all'ultimo uh, Marcel Lefebvre. Ah, però non, male. Sì, non, è, morto non è male, male eh? non è febbrale, però è morto male morto a 256 anni <ride> nella sua nella sua, nella sua nel suo letto, insomma, non lo so. Sì, però Mar le, le febbre è un personaggio interessante. Devo dire che i personaggi. Eh, così che hanno sfumature religiose, mi interessano, ma la storia della Chiesa, la storia del cristianesimo mi interessa molto. Abbiamo anche fatto bene. una puntata su Giovanni Paolo I, che forse è il mio papa preferito, e anche qui c'è qualcosa di mio, perché eh, è il papa di quando io ero bambino. Io sono eh. sostanzialmente agnostico, se non per non dire ateo, però quando ero bambino, invece, come tutti i bambini italiani, vanno a catechismo, eccetera, ero un pochino più... Come dire, coinvolto dalla religione cattolica e questo questo Papa col sorriso, io bambino che coinvolgeva i bambini a fare i discorsi insieme a lui e che muore in quattro settimane, eh, mi è rimasto abbastanza nel cuore. Infatti, poi ho fatto tutto un insieme di ricerche sul suo personaggio e mi sono anche ritrovato perché è stato effettivamente un Papa, eh, come dire. Verrebbe da dire di sinistra o comunque un papa progressista. Aveva scritto prima di diventare papa delle cose che ancora oggi, forse qualche vescovo eh, scrivendo quelle cose, rischierebbe, come dire, di essere ridotto allo stato laicale. Beh, poi poi qui ci sono tutte le, le, le congiure sulla sua morte. Eccetera. Le abbiamo debancate lì. Avete eh, le debancate? Abbiamo... no? Perché sì, c'è anche è certo. il Padrino Terzo. Se non sbaglio, che no, ci aveva richiamato. Sì. No, <ride> Ma io, io ho conosciuto anche Francis Forcoppola. È un personaggio che io amo alla follia, i suoi film piacciono oh. tantissimo, ma Comunque. il padrino parte terza, spero che lui l'abbia fatto, fatto in un periodo in cui non ci colata perché è veramente brutto. È veramente bru br brutto. Allora, cioè, poi non è terribile, terribile, secondo me, dal... però sì. Andreotti che viene ucciso con i suoi propri occhiali mi sembra veramente troppo. <ride> giusto. No. Eh, senti, l'ultimo. Guarda, facciamo contento: Giorgio Maria Schirò perché me lo sta eh, ripetendo diverse volte. però Carlo Temerario. Io non lo conosco, anch'io, non, so non lo conosco più. abbastanza bene. È, è, e... Luca di Borgogna. Il è morto in battaglia. Se non sbaglio, sì, sì, sì. però non so dire di più. So che Maria di Borgogna credo sia fosse uh, sai, sai qual è il problema. Sai qual è il problema di questi personaggi? Uh, quindi La Borgogna, eccetera, che fanno parte di una situazione geopolitica di quell'epoca che eh, gli italiani, visto che è in italiano, non, non conoscono, nel senso che si conosce forse a malapena dal, dalla scuola, eh, la configurazione degli antichi stati italiani: la Granducato di Toscana, sì. eh, il Regno due Sicilia, eccetera. Andare a raccontare mh, la Borgogna, la Lorena, oppure addirittura gli stati tedeschi, eccetera, secondo me. Eh, avrebbe bisogno di quattro paragrafi iniziali di Bistori per spiegare dove siamo e come siamo, perché altrimenti uno pensa alla Francia contemporanea. Okay? Eh, io e io, quindi... che esatto, non c'entra niente da questo punto eh, di vista. È piuttosto eh... complesso da, 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 da inquadrare. Da inquadrare, però, uh, però va bene. era, Lo, teniamo, allora, lo, teniamo teniamo, lo mettiamo nella lista. Va bene, dai, insomma un po' ne abbiamo tirati fuori di papabili personaggi <ride> chissà quanti ne ricevi <ride> Andrea eh, sì, ma poi, ma, ma, cioè in realtà vanno bene tutti poi è anche una questione di gusto personale e devo dire la verità perché cioè, nel senso non è che io faccio l'accademico di storia per cui eh, è anche una questione di conoscenze personali nel senso che ci sono certo. periodi come avete potuto vedere che, che conosco magari meglio come l'ottocento eccetera altri periodi, altre situazioni, altre geografie che conosco un pochino meno bene, quindi sono meno invogliato ad andare, se non è proprio un personaggio molto curioso come per esempio Tupac Amaru, ultimo eh, imperatore degli Inca, che era veramente molto particolare, mi viene difficile poi darmi quella spinta per ristudiarmi tutto e quindi ahimè dovete perdonarmi, <ride> Non <ride> vabbè, dico che vabbè. sono pigro, però insomma. no, no, no è giusto, è giusto, è giusto. Senti, prossimi progetti, Andrea? Allora, eh, tanti progetti, eh, da, da, da Bistory è nata una cosa con, eh, in realtà come vi dicevo, Bistory è nato da un... Da un gruppo di ragazzi di una web radio che si chiama uh, Never Was Radio. Never Was Radio, è nata... sì. Esatto. E da lì poi è nata quella che è la NW Factory, cioè la Never Was Factory, che fa podcast. Se voi andate sul sito nwfactory.media trovate tutto un insieme di podcast che abbiamo fatto, di tipo commerciale, di tipo informativo, ma anche di tipo. ma storico. anche culturali, storico-culturali. Molti, sì. molti. Anzi, devo dire la verità, anche noi siamo partner del Corriere della Sera per per i podcast di tipo commerciale e anche quando facciamo per loro podcast commerciali chiaramente ci scappa sempre dentro qualcosa di culturale, di storico, perché è quello che sappiamo fare meglio e anche loro lo apprezzano. Eh, prossimamente, ed è per questo che quest'inverno non c'è una serie di bistori, eh, il 12 di gennaio eh, uscirà una serie che secondo me è forse la più bella che io abbia mai scritto, veramente la, la amo molto, eh, che si chiama Spazi di Scienza. E sono otto puntate più uno special che usciranno dal 12 gennaio ogni giovedì, eh, e che è eh, un podcast che parla della rete, dei, rete toscana dei musei scientifici, eh, che sono una serie di musei eh, toscani. Eh, che sono in, appunto in una rete, diciamo, uh -huh. coordinata con l'Università di Firenze, ma dentro c'è anche il comune di Vinci dove c'è ci eh, sono i musei Leonardiani, il comune di Livorno dove c'è un bellissimo museo del mare, un orto botanico molto bello, il museo di Prato, il Museo del Festival di Prato e poi non so, la Villa Galileo d'Arcetri tutto un insieme di cose bellissime a Firenze e nei dintorni. E in questa serie noi parliamo in ogni puntata di uno di questi musei o di due musei, raccontando una curiosità, una storia. Non vi aspettate una didascalia di museo? Assolutamente no. Raccontiamo delle cose veramente incredibili successe nel mondo della paleontologia, della matematica, dell'erboristeria, dell'astronomia. Eh, cioè io praticamente in ogni puntata. Mi sono dovuto reinventare e studiare delle cose bellissime grazie ai materiali che loro <ride> ci hanno mandato e secondo me è venuto proprio bene. Eh, tra l'altro nel, nel podcast c'è una voce molto più bella della mia e questo sicuramente... <ride> ma bandale. no, non ti buttare <ride> giù, non ti buttare <ride> giù. E, eh, e, siamo, e, sempre, e, siamo sempre i nostri peggiori critici, diciamo. Sì. No, poi abbiamo un altro progetto invece che non posso anticipare ma che uscirà dopo Pasqua, molto storico, invece questo legato L'UNESCO dove invece tornerò dietro il microfono per un bisturi, diciamo, dedicato a qualcosa che poi vi eh, potremo raccontare. E poi, ovviamente, quest'estate faremo un'altra serie di bisturi perché non è che bisogna. Cioè, adesso mi avete dato un po' di spunti, bisogna cucinarli. <ride> cucinarli bene, va bene, dai, Andrea. Grazie, veramente grazie tante per, per aver partecipato. Spero sia venuta fuori tutta la, la strabordante passione per quello che fai. Uh, si vede insomma, E grazie, mh, grazie mille per, uh, insomma, per essere venuto, questo sì, ma anche per, proprio per il lavoro. Uh, io apprezzo sempre uh, altri che fanno podcast di storia. Quindi ma poi come diciamo sempre, per... noi non ci incrociamo mai. No? Nel senso che A parte, diciamo, io che, sono ti... antico, a parte sono... che non ci incrociamo mai, non riusciamo mai a incrociarci di in persona, nonostante, ci incontriamo in tutta ci Europa. Ci incontriamo in tutta Europa. Esatto, ma sempre certo minuto. <ride> È sempre una mezz'ora <ride> che non riusciamo a piccarci. Ma soprattutto non ci incontriamo, incrociamo quasi mai con i secoli. Quindi, eh, no, io anche se lo facessimo in... mi fa Posso solo imparare dal tuo bellissimo podcast e dai tuoi libri così appassionanti, anzi. Il miglior, il miglior nemico di Roma è la prossima lettura, sicuramente sul comodino, anche se visto che non ci incrociamo mai, i tuoi libri sono qui, ma non riesco mai ad avere la firma. Quindi <ride> prima o poi verrò <ride> a Bruxelles. Ai ai, ai l'unico modo, vieni, vieni, vieni. Il sì, giorno che porto... io vengo a Bruxelles, tu sarai a Milano. Quindi sarai a Milano. Esatto, eh, di, beh, fammi, dimmelo un po' prima. magari. <ride> Va bene, dai, Va bene. grazie mille, buona grazie serata, e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Alla prossima! Ciao a tutti, grazie.